relazione di riflessione sul tema e sulle esperienze del lavoro di servizio sociale, nello specifico supervisione e formazione, e anche tenendo conto delle caratteristiche della professione sul piano intellettuale e sul piano, diciamo, in qualche modo emotivo. Questo per citare un attimo alcune cose, do lettura. Grazie. Il corso di formazione, per esempio, per gli psicologi, ricercava negli studenti le motivazioni per voler svolgere determinate professioni. L'assistente sociale può desiderare una riduzione del disagio, applicando con attenzione tecnica gli elementi operativi che devono comprendere il diritto e la dignità dei soggetti, l'equilibrio del rapporto lavorativo con più soggetti, l'applicazione delle norme e delle analisi necessarie. Possiamo quindi ricordare per esempio la legge quadro del 21 dicembre 78, numero 745, che pose il tema del riconoscimento giuridico della professione per formazione e disposizioni regionali, poi col decreto ministeriale 509 del 99 per l'istruzione universitaria, istituendo lauree triennali specialistiche per diverse professioni, tra cui la nostra. Fra le norme ricordiamo anche la legge 328 del 2000, articolo 12, relativo al compito professionale, prevedendo formazione, ordinamento didattico, profilo professionale. E il servizio sociale è nato in Italia con un percorso difficile e inizialmente non riconosciuto, proveniente dagli Stati Uniti, ha poi avuto ai primi degli anni 80 il riconoscimento delle scuole di servizio sociale, riconoscimento giuridico e professionale, riconoscimento universitario, la disposizione del profilo di assistente sociale con la legge 84-93 istitutiva dell'albo e dell'ordine. Negli anni 60 sono nate le prime forme di supervisione per la trasmissione della professione, come osservava per esempio un relatore, Polina Roli, nel corso di un convegno che si tenne a Milano a metà degli anni 60, intorno al 67. Un decreto dell'85 ribadisce il ruolo di supervisione con ruolo di tutor per il corso triennale magistrale. I corsi di supervisione hanno curato le modalità di comunicazione, esperienza, relazione, formative con lo studente, i compiti teorico-pratici per gli avvii iniziali, la comunicazione e le relazioni formative nelle modalità espressive e operative. La supervisione sottolinea la volontà e l'impegno passionale anche del lavoro, fa riconoscere accreditamento, riporta alla parte teorica professionale la rielaborazione effettiva dell'esperienza. L'esperienza di tirocinio consente riflessione e verifica teorica e attuativa dei principi, dei compiti, dei progetti, una revisione operativa professionale con rafforzamento del proprio agire nella riflessione osservante. L'ampliamento di percorso formativo, l'azione rivolta è anche aggiornabile per i compiti con lo studente e per la vicinanza alle fonti di studio. La formazione è opportuna per approfondire le competenze professionali e la riflessione dell'agire, anche per il continuo complesso confronto con la realtà in modifica, apportata anche dalle realtà di welfare mix per risorse pubbliche e private, tenendo conto anche del confronto collaborativo con altri professionisti, nel rapporto teoria-prassi, l'attività teorico-pratica può confrontarsi in positiva crescita con formatori in tal senso impegnato, utilizzando nell'apprendere l'interesse, l'attenzione, l'amore per la professione, lo studio, l'ascolto, la messa in opera del procedimento di aiuto counseling, controllo di soggetti con disagio, del compito progettuale relativo alla realtà studiata. Proseguo ancora, se non mi spiace. Nelle realtà conosciute correlate alla deontologia professionale. Grazie. Uno psicanalista quindi sottolineava la necessità della formazione delle assistenti sociali che dovesse commisurarsi anche alle fatiche emotive che si incontrano e si devono affrontare nel lavoro. Questo è un altro tema che ci coinvolge, che conosciamo, del quale dobbiamo tener conto.
La formazione, secondo i formatori, può sostenere processi di formazione di nuova cultura, opportunità di ampliare il dialogo del lavoro, formulare quesiti e tematiche confrontabili, efficaci valutazioni per promuovere progetti di cambiamento, cercando con nuova precisione letture e gli interventi. Come si è detto, la supervisione crea un buon grado di precisione e di coerenza tra quello che si fa e quello che si vuole ottenere, come ha scritto anche rispetto a alcuni autori, cito per esempio Renzetti del 98. Consente lo sviluppo del sapere in un contesto formativo correlabile al lavoro e alla riflessione, la valutazione, la costruzione, attivando il dialogo attivo correlato a realtà operative necessarie secondo i compiti dell'ente, l'organizzazione di lavoro di equipe e di gruppo, la valutazione e l'intervento sul caso, favorendo l'aumento della consapevolezza. Il pensiero va sulla relazione di aiuto nella progettazione educativa, riabilitativa, assistenziale, agendo anche con gli strumenti di burnout, definendo aspetti istituzionali, operativi, rielaborativi, relazionali nella gestione del lavoro con le persone e le istituzioni. Il compito del coordinatore ha importanza grande nello svolgimento del lavoro di collaboratori, per esempio raccogliendo le necessità delle persone, ascoltando le realtà istituzionali, sostenendo il lavoro dei collaboratori e consentendo un'operazione che sia professionalmente e serenamente condivisa. L'esperienza di formazione, oltre all'accreditamento, registra la valutazione recepita, la gestione interpersonale, le valutazioni e l'autovalutazione, individuando profili sui quali riconoscersi. La formazione continua adegua al bisogno di crescere professionalmente, evitando il burnout e aggiudicandosi promozioni sociali. La formazione per il lavoro al gruppo consente di valorizzare le esperienze dei partecipanti, costituendo insieme un progetto anche per chi fa da guida. Questo tema può essere anche condiviso. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali, con una delibera che porta il numero 74 del 2009, approvò il regolamento per la formazione continua con linee guida operative approvate per la sperimentazione della formazione. Quindi la formazione continua che prevede aspetti organizzativi, culturali, professionali, ridefinizione metodologica, attività di supervisione che attiva l'empowerment, la riflessione, la ridefinizione anche nel confronto fra azione professionale e le forme istituzionali di erogazione dei servizi ai cittadini. Si uniscono scienza e coscienza, come ha scritto per esempio un autore, Raineri, nel 2007, con conseguente eventuali difficoltà nel compiere il lavoro per sufficiente relazione e promozione con l'utente. Un rischio è la frustrazione cascata, come ha scritto per esempio Folger Reiter nel 1998. Possiamo ricordare quali sono i principi del servizio sociale, quale il rapporto professionale con l'utente, la società, la percezione, le prescrizioni adattabili, l'equilibrio razionale e relazionale, la neutralità e l'analisi, quindi una serie di elementi che concorrono nella nostra attività. E conseguentemente, se posso fare un piccolo cenno sul profilo professionale, molto rapidamente, cito alcuni dati salienti come l'autonomia tecnica professionale di giudizio, gli interventi di carattere preventivo, di sostegno, di recupero, i destinatari degli interventi, i livelli di esercizio e gestione del medesimo, organizzazione, programmazione, coordinamento, direzione e forme di esercizio autonomo e subordinato. Titoli professionali, iscrizioni ovviamente al nostro albo e valutazioni conseguenti di tipo professionale. Questo è per citare alcune cose. Poi se credete io mi fermo oppure vado avanti e mi fermo. Grazie anche per rispettato i tempi che ci siamo dati. Passerei la parola alla professoressa Lida Salvati. E forse mi accendo.
anche a lei chiedo il sacrificio di... Grazie. E non lo farò certo. Bene, non si sente. Ringrazio dell'invito, ringrazio il professor Pedrosino, l'ordine e tutti i convenuti. Non ho preparato una relazione, qualche appunto che si servirà anche delle ampie sollecitazioni che sono state date dalle relazioni precedenti, interessantissime. Intanto il mio fuoco di attenzione, il mio punto di partenza è la supervisione didattica, perché essendo impegnata nel corso di servizio sociale dell'Università di Bari, è questo il mio punto di attenzione. Supervisione didattica vista nell'incrocio tra valutazione e ricerca, che sono temi che mi stanno a cuore. Sono stati entrambi richiamati dalle relazioni che mi hanno preceduto. In che modo vorrei riprenderlo? Intanto il discorso sulla valutazione, l'ha detto anche la professoressa Allegri, intanto richiama un certo timore degli assistenti sociali ad essere valutati e implica comunque una difficoltà del valutare il lavoro sociale. Come è già stato detto, una cosa è considerare la produttività di un lavoro espresso in termini quantitativi, cioè prestazioni erogate, un altro è decidere della qualità di un colloquio, una cosa è decidere appunto dell'efficacia di un intervento sanitario, un altro di un intervento formativo, se in qualche modo lo vogliamo assimilare all'intervento sociale, alla relazione di aiuto. Quindi già la valutazione in sé richiama fantasmi, diciamo, di esami, di vaglio, di giudizio, ma uno sforzo valutativo nel servizio sociale intanto è necessario, perché non fosse altro che il servizio sociale sta dentro un mondo che pare che non aspetti altro che di essere valutato a tutti i livelli, quindi non è possibile sottrarsi da questo impegno, ma questo implica la necessità di costruire, come è stato detto, predittori, indicatori, una valutazione di tipo diverso che si scontra con questo approccio managerialista che ha portato dentro l'ambito del servizio sociale termini propri dell'economia come efficacia, efficienza, costi, benefici, budget. È stata richiamata la teoria dell'etichettamento, no? Noi come all'interno dei principi, dei valori del servizio sociale sappiamo che l'assistente sociale non deve mai etichettare, cioè non deve far coincidere la persona con il suo bisogno, non deve vedere il tossicodipendente nella persona che ha il problema della tossicodipendenza, altrimenti non può essere quell'agente di cambiamento che deve essere, che è chiamato ad essere per suo mandato sociale, cioè come rappresentazione, e per suo mandato anche istituzionale. Detto questo, quanto alla ricerca, è un tema che mi sta molto a cuore. È stata richiamata questa conferenza, questo evento che non conoscevo del 62, in cui c'è stata evidentemente quell'originaria diramazione tra ricerca sociologica e ricerca da fare nell'ambito sociale. Io non la vedo così, sarebbe a dire, quando si dice l'analisi della domanda è un'analisi che si dice debba essere limitato al caso. Io vedo nel lavoro sociale, nel lavoro professionale sociale, come possiamo dire, un bacino di dati, un bacino di conoscenza, un bacino di informazioni che a volerlo e a saperlo, con le metodologie adatte, assumere, includere, è molto di più di quello che si possa fare tante volte con l'intervista, con le metodologie, con i questionari e con le metodologie che sono proprie della ricerca sociale. E in questo vedo in qualche modo una possibile riscrittura di quel rapporto che è stato definito rapporto ancillare, no?
assente il lavoro di Antonio, che è presente anche in questa sala, rapporto ancillare tra la sociologia e il lavoro di servizio sociale. Non è che dovremmo ribaltare, no? A volte proprio questa impostazione. Io sto proprio riflettendo in questo periodo su questo. In altri termini, non è che quel rapporto ancillare significa che al servizio sociale si danno gli strumenti proprio della ricerca sociale, ma poi è il servizio sociale che si dà la legittimazione, che si dà la cornice teorica, che si dà il senso, senza quale senso si fa solo pratica sociale, si fa solo senso comune, che è tanto deleterio nella ricerca sociale quanto è deleterio nel lavoro sociale, no? Quanto l'empatia è una risorsa, ma quando diventa prevaricazione affettiva nella relazione, quando diventa spontaneismo, quando diventa solo esperienza e non riflessione. Quindi in questo senso io vedo proprio la possibilità di ribaltare i termini di una ricerca che dal servizio sociale prende, se vogliamo, con la pratica induttiva, attraverso il metodo induttivo, quel bacino di osservazione importante che poi deve essere, no, in qualche modo, quando arrivano quelle riforme sociali, quelle politiche sociali, che in qualche modo cadono poi dall'alto e fanno i disastri che stanno facendo effettivamente. Insomma, se si potesse organizzare una raccolta di dati sensata, in questo senso. Un'ultima cosa: quando si è parlato di relazione significativa, quando si è parlato di relazione emotiva, in questo caso tra il supervisore e il tirocinante dentro il tirocinio professionale universitario, io ancora una volta parto da quella che è la mia situazione, la mia prospettiva, un po' quindi la componente affettiva che sta dentro la relazione tra docente e discente. Qualche volta questa può portare a dei fraintendimenti, può portare a delle aspettative, ma io lo dico dal punto di vista del docente. È il docente che si affeziona, no? A quei visi che vede nell'aula. Allora dice: non è venuta a lezione, ma perché? Non le interesso più, ma no? Allora, in qualche modo, il controllo della relazione affettiva dal punto di vista del discente e dal punto di vista del supervisore, perché questo non porti a delle, come possiamo dire, aspettative diverse nel ruolo. E un'altra cosa sempre a questa collegata, relazione significativa, che per esempio nei nostri tirocini molto spesso nel tirocinio professionale tra un supervisore che lavora nel terzo settore, anche questo è stato richiamato. Il supervisore in qualche modo trasmette una sua visione del lavoro, e nel terzo settore non è che si trasmette una visione un po' diversa dell'assistente sociale di quando lavora nel comune. Voglio dire, non stiamo legando troppo le due cose in situazioni che possono essere molto diverse. Nella nostra università molti dei tirocini vengono svolti all'interno del terzo settore, e una delle ragioni potrebbe essere il fatto che abbiamo tanti di quegli studenti che alla fine i tirocini devono essere necessariamente distribuiti e spalmati negli enti diversi. Un'ultima cosa, appunto, sempre collegata a questo discorso della valutazione della relazione. La possibilità di una relazione che è insieme di aiuto e di controllo. Il supervisore è quello che alla fine verifica, è quello che alla fine deve dare una relazione di valutazione. Quindi stiamo attenti a non sembrare la mamma del tirocinante, così come io mi sento la mamma dei miei 300 studenti, e questo sicuramente porta a qualche allontanamento dalla realtà. Grazie. Diamo la parola alla dottoressa Francesca Servini. Grazie agli organizzatori per avermi invitata, e veramente abdico al mio tempo, in quanto ho trovato molto stimolante le relazioni che mi hanno preceduta, e in particolare della dottoressa Allegri, che ringrazio.
e mi presento. Sono, credo, l'unica rappresentante di quei poveri dirigenti che vivono nella solitudine e a volte nell'isolamento, che è cosa ben diversa dalla solitudine. E in qualche modo vorrei contribuire all'apertura di un confronto su questi temi della supervisione, a cui ho partecipato con particolare interesse ed entusiasmo, perché è un tema che nella mia organizzazione è all'attenzione negli ultimi spazi operativi di cui mi occupo con i miei collaboratori nel terreno della giustizia minorile, che rappresenta un segmento del lavoro sociale in condizioni di estrema difficoltà in relazione alle problematiche che l'utenza comporta e ci porta. Lavorare con i minori, chi lavora con i minori sa che ha una, io direi, tripla responsabilità. È un materiale in fase di evoluzione formativa e quindi ogni nostro intervento ha una doppia valenza, quella di sicuramente contribuire a un lavoro di valore per la società, nel nostro caso di recupero e contrasto alla criminalità minorile, ma ancor più un contributo di riduzione di quei fattori di rischio che hanno portato quel minore e la sua situazione di vita verso frontiere di estrema problematicità. Il minore che entra nel penale raccoglie, tutte le dimensioni tipiche dell'adolescenza e delle problematiche dell'adolescenza, a cui semmai si aggiunge il fatto penale. Quindi lavorare in questi settori comporta un'enorme fatica e un'enorme necessità di centratura del professionista. È un professionista di relazione, un professionista di aiuto, ma in questo senso mi piace richiamare proprio il titolo del convegno: specchiarsi, aiutare stanca sì, specchiarsi rigenera forse. Bisogna vedere qual è lo specchio che usiamo. Prima non ricordo quale relatore, credo proprio Beppe De Robertis, abbia fatto riferimento a quegli specchi che ci fanno sentire un pochino più belli. Io credo che per quella che è la situazione anche ultima di forte pressioni rispetto alle diffuse carenze che ci sono, ancor più lavorare sulla propria capacità di specchiarsi diventa un imperativo, e a volte quello che vediamo non è che ci piaccia proprio, ma secondo me bisognerebbe partire proprio da questo, da quello che non ci piace. Non sono d'accordo sul fatto di fornirci gli specchi che migliorino la nostra percezione, e lo dico in quanto professionista, e lo dico non solo per essere oggi un dirigente, ma è per essere stato un assistente sociale. E la supervisione ha attraversato, riporto un po' la mia esperienza di operatore, ogni quotidianità del lavoro sociale, perché confrontarsi col collega più anziano significava auto-individuarsi uno spazio di formazione, confrontarsi col proprio direttore, col proprio responsabile era dedicarsi uno spazio di autoformazione. E sicuramente l'elemento di non imporre il supervisore, o quantomeno fare in modo che la supervisione venga fornita da chi noi riconosciamo come capace di tale intervento, che è di un'estrema importanza e delicatezza, è un elemento che impone le organizzazioni a pensare a un serio investimento in questi termini. E direi, parliamo di oggi di supervisione, ma io farei un passo indietro, parliamo della formazione. La formazione che inizia appunto dai contesti istituzionali deputati a tale compito, dalle sedi universitarie. Quale formazione e quale capacità oggi della formazione di arrivare all'utenza? All'utenza in termini di miglioramento del prodotto che noi abbiamo la responsabilità
di garantire all'utenza in senso generale, ma nello specifico l'utenza come fruitori della formazione. Il brusio a cui abbiamo, diciamo, assistito oggi la dice lunga. C'è la fatica, io ho la fatica della parola, aperto la fatica della parola e riconosco la fatica dell'ascolto. Forse chi si occupa di formazione, ovviamente la supervisione io la percepisco come una dimensione qualitativamente elevata di formazione, forse è un interrogativo da mettere sul tavolo. Quale sistema, quale metodo di formazione? La formazione è obbligatoria degli assistenti sociali, ne vogliamo parlare, ne vogliamo discutere. E, ripeto, non ricordo chi ha parlato di corsa ai crediti, no? Di creditizzare, è stato usato un termine, la formazione, però anche questo è un interrogativo forse che impone altrettante riflessioni. Capire quale formazione arrivi, io credo che l'importante non è garantire la risorsa formazione, ma porsi in termini di capacità di una risorsa, uno spazio che è e deve essere uno spazio di riflessione e di opportunità di migliorare quello che noi rappresentiamo in quanto professionisti, perché arrivi a produrre questo risultato. E ahimè, io qui espongo anche una, diciamo, una riflessione un pochino amara. Spesso ho assistito e ho percepito in maniera parziale questa potenzialità della formazione. E ragionare anche sul metodo di come si organizza, di come si offre la formazione, forse è un'altra questione da sviluppare. Io non vorrei rubare altro spazio perché credo di dover appunto dedicare questo spazio a una partecipazione, sicuramente i numeri non lo consentono, anche su questo c'è da interrogarsi. Io credo molto in una formazione, diciamo, anche come setting più mirata e più strutturata, in modo da rendere attivo quel processo bidirezionale di chi ascolta e di chi parla, altrimenti rischiamo di incorrere nell'errore gravissimo della stanchezza, della fatica della parola di chi parla e della fatica di chi ascolta. Grazie. Sollecitazioni che ci ha detto, sollecitazioni che temo non riusciremo ad affrontare tutte in questa sera. Il dottor Corriero, nel suo intervento, gli passo il microfono. Grazie. A proposito della parola stanca, il voto non verbale me la dice lunga, quindi sarò veramente molto, molto breve. Farò un intervento molto breve. Io non sono assistente sociale, quindi sarà una voce un po' fuori campo, però sono 25 anni che lavoro nella ricerca sociale come educatore, pedagogista, ricercatore universitario e così via, giudice onorario del Tribunale per i minorenni, che, diciamo, la familiarità è molto intensa, quindi come dire, vorrei giusto mettere fuori degli spunti, delle osservazioni di quello che ho percepito in questi anni lavorando veramente con tanti professionisti, e oggi qui buona parte, diciamo, rappresentano anche un po' la storia della mia professione, perché ho incontrato dai primissimi assistenti sociali con gli interventi educativi di sostegno scolastico sino ai colleghi del Tribunale per i minorenni assistenti sociali, per cui giuro sarò breve. Parto anch'io dal titolo che sintetizza un po' quello che vorrei anche dire, vorrei raccontare. Aiutare stanca mi riporta al lavoro, veramente la fatica del lavoro sociale, la fatica del lavoro delle relazioni di aiuto, che ha una fatica ma anche un risvolto estremamente energizzante se riusciamo a cogliere quella dimensione di solitudine come una solitudine vitale, una solitudine che ci rigenera.
Per fare questo però abbiamo bisogno sì di supervisione, ma prima di arrivare alla supervisione, la formazione. Credo che bisogna porsi un interrogativo: come si arriva alla supervisione? Arrivano alla supervisione dei professionisti che devono gestire una complessità enorme, e anche le richieste che vengono fatte agli assistenti sociali sono tante. Viene richiesta una competenza di tipo contenutistico, quindi conoscere dal punto di vista legislativo, conoscere le caratteristiche dal punto di vista del processo educativo, del processo sociale, della legislazione, del welfare, delle competenze anche relazionali. Quindi tutto questo comporta la gestione di una complessità che a volte spaventa, ed è una complessità invece che dobbiamo imparare a gestirla, ma per fare questo dobbiamo anche lavorare molto sulle nostre dimensioni emotive. La dimensione emotiva, e mi sono accorto in questi anni anche in prima persona, quanto sia importante, quanto valore ha nell'interferenza professionale. Allora, prima la professoressa diceva, prima di aspettare che un insight emotivo ci arrivi all'improvviso nella gestione del caso, e quindi mi coglie anche impreparato, mi fa salire anche dei timori rispetto alla mia prestazione professionale, la precondizione è quella che io vado a fare un lavoro molto forte su di me, su delle aree di conoscenza che sono cognitive, emotive e fisiche, che inevitabilmente si integrano. Quindi non possiamo più fare a meno di una formazione complessiva della persona. Questo ci serve per gestire al meglio la complessità. La formazione e la supervisione per me diventano dei fattori protettivi per costruire una buona resilienza professionale. Voi sapete, parliamo tanto di fattori a rischio e di fattori protettivi quando lavoriamo sui nostri casi, quindi riuscire a trovare tutte le risorse possibili per rimettere in moto quei fattori protettivi non solo nel ricordo e nella memoria dell'infanzia, ma anche nel ricordo e della memoria del qui ed ora, anche con l'adulto. E quindi riuscire a trovare tutti quei fattori protettivi che contrastano un po', vanno a contrastare i fattori a rischio. E a monte di questo, sui casi, a monte io vedo la formazione e la supervisione come forte investimento, come fattore protettivo determinante per un professionista che lavora nelle relazioni di aiuto. E ritengo che sia importante questo perché bisogna ripartire da noi, come diceva la dottoressa Perrini, da una autovalutazione prima di arrivare ad una formazione e una supervisione. Perché se non c'è questo processo di costruzione legato al come mi sento, come sto, arrivare a dire io ho paura di gestire questo caso e metto in atto vie di fuga in tutte le maniere, prima di arrivare a questo, perché se arrivo a questo significa che io abdico ad un ruolo sociale ed educativo. E questa via di fuga, dal punto di vista deontologico, ma anche come senso di colpa nella professione, è un peso troppo importante per lasciarlo, come dire, inascoltato. Ecco perché le precondizioni ad una supervisione, che è un punto di arrivo fondamentale, sono la formazione, la dimensione del tirocinio, che diventa la formazione fertile, cioè l'entrare nelle dinamiche, nelle relazioni, anche nel conflitto, anche imparare a cominciare a gestire le frustrazioni, quindi fare i conti con un sistema che riguarda tutta la professione, e quindi formazione, tirocinio, supervisione permanente e continua devono diventare i pilastri per poter riuscire a fronteggiare al meglio questa professione, che è una professione estremamente affascinante, che ci vede così carichi, ma allo stesso tempo dobbiamo essere tutelati. Perché se ci tuteliamo significa che lavoriamo anche meglio, e la tutela passa anche, se non per primo, da una dimensione della gestione emotiva, e quindi dal nostro coinvolgimento come persone, che si integra inevitabilmente a quel sé professionale, se vogliamo veramente, come dire, fare i conti anche con la nostra coscienza quando lavoriamo con altre persone. Chiudo. Altre persone significa rispecchiamento di genere. Mi è tornato in mente il rispecchiamento empatico rogersiano, e quindi io mi rispecchio empaticamente nell'altro, quindi significa che non sono solo inevitabilmente nel fare questo lavoro, ma sono con qualcun altro, e questo qualcun altro è la singola persona, la famiglia, il gruppo, la comunità.
e quindi favorire anche le reti di comunità significa anche favorire delle risorse magari anche inaspettate, inedite, che invece possono diventare delle risorse fondamentali per lavorare meglio. Grazie. Io dedicherei un filo di spazio, sebbene ridotto, a un eventuale dibattito, se naturalmente ci sono, c'è una richiesta di intervento da parte del pubblico. L'unica preghiera è farmelo sapere subito e essere molto sintetici. Quindi vi prego, se ci sono domande, interventi, alzate un attimo la mano. Non vorrei che la richiesta di sintesi avesse spaventato qualcuno, anche più di 30 secondi, ecco. Non c'è bisogno che la presenti perché la conoscete tutti. Io ringrazio tantissimo le relazioni. Microfono. Allora, io ringrazio i relatori e devo dire che oggi è una giornata di formazione molto diversa rispetto alle altre. Sono d'accordo comunque con la dottoressa Berrini quando dice che è faticoso ascoltare anche quando si è in tanti. Perché è diversa, e questo è un apprezzamento ma anche un impegno, io in qualità anche di vicepresidente dell'Ordine mi permetto di dire, ma il Presidente l'ha detto, la formazione e la supervisione è uno dei temi che ci sta molto a cuore. Non è che oggi noi scopriamo la supervisione, qualcosa che io ricordo, forse Giulia Pumazzo ricorda quando era tutor alla scuola di servizio sociale dell'amministrazione di Bari, insieme con Maria Perrini e altri, la stessa Carmela Giordano, no? Noi invocavamo studentesse la supervisione, perché professoressa eravamo la generazione che sentivamo forte il senso dell'appartenenza prima di essere laureate o diplomate. Cosa che oggi, faticosamente, per chi ha parlato della supervisione didattica, noi come supervisori sul territorio, ahimè, riscontriamo. La mia è una grossa preoccupazione. Oggi noi parliamo di supervisione a chi è stanco, ma anche a chi sta iniziando prima di stancarsi. Però dobbiamo anche un attimo, è stanco per iniziare, prima di iniziare. Io faccio un invito oggi all'università che è presente, di Bari, ma anche altre, credo che forse avranno fatto dei percorsi diversi da noi. Dobbiamo curare molto la professionalità e la competenza di chi mettiamo sul posto di lavoro. La mia è una preoccupazione che noi rischiamo di distruggere psicologicamente soggetti deboli che l'università sta mettendo fuori con una laurea. La mia è una preoccupazione rivolta ai ragazzi, non a noi, perché noi siamo in grado di gestire poi, con molta fatica, con carichi di lavoro, con un carico di lavoro immenso, come giustamente lei ha detto nella sua brillantissima relazione. Io sono uno di quelli che credo che il guato dobbiamo superarlo attraverso le pietre che ci portano dall'altra sponda, perché dobbiamo recuperare l'identità. Noi siamo soggetti politici, è inutile dircelo, si spaventano le amministrazioni, ma noi siamo soggetti politici, nel senso puro del termine. Allora, noi, proprio perché siamo soggetti politici, credo che abbiamo un senso di responsabilità nella generazione futura, una generazione che rischia di essere speciali... Allora, come dice il Moren, no? Specializzata al 100%,
ma incapace di avere un pensiero globale, una capacità di contestualizzare i fatti, e se non si ha una capacità di contestualizzare non si è in grado manco di comprendere il bisogno. Quindi io sono veramente preoccupata. Parliamo di supervisione per noi, ma anche le università, rispetto a questa riflessione, si pongano il problema di come affrontare, non dico una selezione perché non vorrei essere selettiva, però un'attenzione a chi andrà a gestire proprio in quel cambiamento così forte, come diceva prima la professoressa Allegri. In un cambiamento così non c'è bisogno di specialismi, c'è bisogno di competenze di apprendimento, e queste competenze noi oggi non le stiamo vedendo. Scusatemi, ma era proprio una necessità, come lei diceva, di narrarsi, giusto? Perché, quindi vi ringrazio e scusate. Grazie alla sua relazione. Ci sono altri interventi? Se non c'è altro, allora io direi che possiamo vederci, diciamo, alle 14.30, alle 15.30. La mia memoria non mi ha fatto. Alle 14.30.